cielo sia sempre a voi quali voi siete ad una vostra infelice. Oh, se per me potesse sorgere un lieto dì, questo sarebbe, questo in cui virveggio. La Delchi di Alessandro Manzoni, una delle due tragedie di uno dei maggiori romanzieri di tutti i tempi, è stata al centro della lezione organizzata dalla professoressa Florinda Nardi, mirata ad approfondire l'opera manzoniana attraverso lo sguardo di Carmelo Bene, che ha tratto dalla tragedia una splendida versione teatrale da lui diretta e interpretata. Ospite della giornata l'attrice Marina Polla De Luca, che ha avuto l'onore di lavorare con il grande artista. Da attrice, qual è stata per lei la lezione di Carmelo Bene in relazione alla Delchi di Manzoni? Ma sicuramente è stata la lezione della riscrittura di scena, della scrittura, credo che sia stato il più grande maestro della scrittura di scena, che è riuscito ad essere fedele ai classici, alla classicità, pur utilizzando la tecnologia più futurista, quella del microfono. È stato il primo a utilizzare i mezzi moderni per ridare veramente onore ai classici, tant'è che credo uno dei pochi attori italiani che batteva il verso in maniera rigorosissima e perfetta. L'attrice ha recitato alcuni atti della tragedia manzoniana, accompagnata dalla chitarra classica di Andrea De Vitis, che ha suonato alcuni classici dell'epoca, creando un'atmosfera di perfetta commistione di musica e parole. Un testo dunque da assimilare nella propria solitudine, nella propria intimità? Assolutamente, io credo solo ed esclusivamente credo nella possibilità degli insegnanti di dare delle indicazioni su quali testi leggere, se sono abbastanza bravi a capire chi hanno di fronte, spesso non lo sono. Solo nel classico si può ritrovare la possibilità di scrittura moderna, cioè io credo che essere moderni oggi è rileggere gli antichi. Essendo la lezione finale di un corso di letteratura italiana che ho tenuto anche insieme al professor Caputo sulla poesia lirica e la poesia drammatica tra 7 e 800, chiudere con la Delchi di Manzoni, con una lettura splendida di Marina Polla De Luca, accompagnata dalla restituzione, dall'esecuzione di musiche dell'epoca, da Paganini a Lugnani, per la bravura di Andrea De Vitis, mi è parso far toccare con mano agli studenti quella che potesse essere la restituzione di un'emozione, perché bisogna saper ascoltare i testi musicali, teatrali, letterari, invece.